stato un grande, grandissimo successo, strepitoso ritorno per la festa di Più Sport, giunta quest'anno alla sua 8ª edizione, il 23, 24 e 25 giugno a Potenza, organizzata dal Comitato Più Sport. Oltre 50 discipline sportive lungo tutta via Pretoria, dal biliardino al tiro con l'arco, dal padel al volley, dal ping pong al soft air, dal wrestling alla ginnastica artistica, dal crossfit al judo, dal basket al ballo. Tra le novità parkour, falconeria e calcio freestyle, ma anche la capoeira, lo spettacolo del fuoco, trampolieri e magliette storiche e originali della Serie A in mostra in un antico portone. Sport, una manifestazione sempre più consolidata, ma anche un marchio ormai riconosciuto a livello nazionale, capace di illuminare sport più e meno conosciuti, ma anche di portare a stretto contatto con i potentini grandi stelle dello sport. Ed è stato così anche quest'anno con Raimondo Todaro, ballerino e volto noto della TV, a Marius Perez, campione di pallanuoto e amatissimo personaggio televisivo, e Luana Pilia, più volte campionessa del mondo ed europea di pattinaggio a rotelle. Sono molto felice di essere qui, non ero mai stato a Potenza e la cittadina è veramente meravigliosa e quindi ho passato questa giornata di affetto, di calore della gente, ho visto l'organizzazione del Comitato Più Sport, sono stati veramente straordinari e non immaginavo tutta questa gente e tutti questi sport contemporaneamente in un'unica giornata, quindi è stato veramente bello. Ho avuto un'accoglienza veramente straordinaria e non ho idea di quante foto abbia fatto oggi e questo fa sempre molto piacere. Un saluto a tutti, mi raccomando, fate tanto sport, continuate con lo sport e ci vediamo l'anno prossimo magari, chissà. Ciao! Io sono rimasto a bocca aperta. Non me l'aspettavo così, sono onesto. Pensavo che fosse come una manifestazione come le altre e quello che ho vissuto ieri e quello che sto vivendo oggi, devo fare tanto di cappello a Più Sport, tanto di cappello ai cittadini di Potenza che mi hanno accolto a braccia aperte. Sì, ho promesso che dovrò ritornare a Potenza. Io non sono mai stato qui a Potenza, ma l'approccio è stato più che positivo. Mi metto a ridere perché mi sto divertendo più come un matto, sembro un bambino. Sì, ragazzi, complimenti ancora. Sono tante cose che mi hanno stupito tantissimo. Punto numero uno, sia dai più giovani ai più anziani, vederti, salutarti, farti complimenti, parlare con te, interagire e abbracciarti. Questo. E poi il coinvolgimento totale della città a partecipare a questo evento, perché di solito sì, il 10-15% della città si coinvolge in questi eventi, ma vedere tutta la città buttata sopra, ce l'avete fatto raga, eh? Non lo so la magia che avete usato, però ce l'avete fatta alla grande. Un saluto a Potenza, faremo tante pazzie. Grazie. La città l'ho trovata coloratissima, sono arrivata ieri e niente, sono stata subito catapultata al centro di Potenza insieme a tanti giovani, quindi tante discipline sportive, tanto colore e posso dire un'accoglienza straordinaria dall'hotel alla piazza, alle vie, con tante discipline sportive che mi hanno lasciato veramente impressionata da quante famiglie, quanti bambini lungo le strade e le viuzze di Potenza. Il colore è il calore che mi hanno trasmesso ed è un'emozione che porto a casa perché tanta atmosfera positiva era da tanto che non la vivevo nel mondo sportivo. Grazie proprio all'invito e all'accoglienza del Più Sport, il gruppo di Potenza all'8ª edizione. Grazie per l'accoglienza a Potenza, qui a Potenza, grazie.
testimonial letteralmente colpiti al cuore dalla magia di Più Sport, sommersi dal calore di grandi e piccoli a cui si sono ampiamente concessi tra selfie e mille sorrisi. Un'energia dilagante tra i vicoli e le piazzette di un centro storico tornato a pulsare, coinvolti anche altri punti della città con diversi eventi collaterali, gli open day di nuoto e sport acquatici con i bambini delle scuole a cura dell'ufficio scolastico regionale nella piscina di Montereale, il primo trofeo FIPE di sollevamento pesi nella palestra Mazzola di via Roma e il primo torneo internazionale di scacchi di potenza al Grande Albergo. Attività sportiva fa rima con salute, ma salute è anche il mangiar bene e il mangiar sano, temi posti all'attenzione attraverso tre testimonianze tutte al femminile nell'ambito di uno spazio di approfondimento in cui è stata data la parola a una personal trainer, una chef e una nutrizionista. Salve a tutti, sono Laura Lione, ho aperto il primo studio di personal trainer a Potenza per dare una novità in questa città. Nel mio studio si fanno solo ed esclusivamente allenamenti personalizzati uno a uno perché il benessere deve essere appunto concentrato a 360 gradi. Come dico sempre, il benessere del cliente è comunque la mia priorità. Ovviamente lo sport è per tutti, perciò partiamo da un'età, dai piccolini appunto ad una terza età, dove appunto prevenire le malattie osseoarticolari, è meglio. Ecco qua. Poi ovviamente avendo un team di professionisti è sempre bello. Karma Cavallo ha portato la CBT cottura sottovuoto a bassa temperatura, cucina molecolare, tanta passione, cucina sana. Assolutamente sì, sono orgogliosa di dire che su Potenza ed in Italia ho aperto la prima attività che mette in risalto la buona tecnica della cottura, ovviamente riferita all'energia, al colore, al mondo dello sport, nonché esaltando quello che è l'aspetto nutrizionista del buon cibo. Quindi da noi arriva il prodotto fresco, riusciamo a lavorarlo con questa nuova tecnica, invito tutti a venirci a trovare perché sono procedure abbastanza lunghe, ma rigorosamente rispettose del buon cibo, della conservazione, ma l'innovazione è nella consumazione veloce, fresca, per cui all'interno della nostra attività non solo si mangia del buon cibo presentato in ottima forma gourmet, ma semplicemente ne mettiamo in risalto l'aspetto salutista, per cui saranno sempre disponibili per l'asporto, per la vendita, tutte le nostre belle preparazioni che le nutrizioniste nonché i personal trainer consigliano ai loro atleti. Carla Brancati, nutrizionista, allora qual è la tua esperienza che porti qui alla festa di Più Sport? Allora, innanzitutto il focus di questa giornata è, diciamo, il benessere a 360 gradi, quindi l'aspetto nutrizionale fondamentale e dal punto di vista diciamo di una connessione con lo sport e dal punto di vista dell'alimentazione, quindi del buon cibo. Diciamo che volevo soffermarmi anche sul discorso che ha fatto Karma, appunto sulla salubrità del prodotto. Più il prodotto viene meno elaborato, più il prodotto mantiene le sue proprietà nutrizionali e più noi possiamo beneficiarne appunto di tutti i nutrienti. Invece per quanto riguarda lo sport ci tengo a dire che l'alimentazione ovviamente è alla base, perché se non ci alimentiamo in modo corretto chiaramente tutta l'attività sportiva viene vanificata. È chiaro che anche prima di una prova sportiva per esempio è importante e fondamentale alimentarsi in un certo modo, mantenere una dieta soprattutto se si fa dell'agonismo, ma anche per tutte le persone normali, quindi partendo dall'infanzia, cercando di prevenire l'obesità infantile, arrivando alla terza età dove è fondamentale ancora di più per evitare che la persona arrivi con una condizione scarsa, cioè cercando di prevenire alcune patologie per esempio come l'osteoporosi
ed altre malattie metaboliche che sono strettamente connesse con l'attività fisica e la nutrizione. Un saluto a tutti, un ringraziamento, vi invito a venirci a trovare, come si vede dal nostro totem abbiamo un mondo ricco di colore, colore significa energia, significa grinta, significa volersi bene, come diceva Laura, coccoliamoci. E io invece dico che è fondamentale prendersi cura di sé, quindi cercare di appunto fare attività sportiva, nutrirsi in modo sano ed adeguato, fare diete personalizzate. Su questo mi batto parecchio, perché molte volte non si tiene conto del fatto che ognuno di voi è diverso, ognuno di noi ha un fabbisogno diverso, ha esigenze diverse, e quindi rivolgersi a uno specialista è sempre fondamentale in qualsiasi fascia d'età. Io ho pazienti in età pediatrica e in età senile. Grazie. Grazie a tutti. Evitare gli allenamenti fai da te, affidarsi sempre a professionisti qualificati. Vi aspetto nel mio studio in via Mazzini 29. Ma più sport è anche promozione del territorio attraverso lo sport con le premiazioni nella cornice del Palazzo della Cultura, andati ad atleti e società potentine che si sono particolarmente distinti nell'ultima annata sportiva. Riconoscimenti andati all'Academy Basket, al giovanissimo Rocco Mazzola, campione dell'automobilismo sulle orme del coach Chico Postiglione e che è tra l'altro nipote omonimo del leggendario campione di box degli anni 50, a Michael Curto nell'ambito del tennis paralimpico. Premiati anche due giovani atleti che si stanno facendo onore nel mondo del bodybuilding. Sì, ho vinto due mondiali, tra cui uno da professionista, e sono stato invitato all'Arnold Classic, la gara di Arnold Schwarzenegger, che si farà l'anno prossimo in Spagna. Insomma, una bella soddisfazione. Sì, assolutamente, nella maniera più assoluta. La cosa che mi rende fiero di me è proprio questo, rende fiero me, la mia famiglia, è un sogno che si avvera, diciamo. Da quanto tempo pratichi questa attività sportiva? Sono circa 19 anni che mi alleno, sono anche istruttore di me stesso, è una grande soddisfazione ed è stato ulteriore anche l'anno scorso che ho portato una mia allieva Anna a vincere il Miss Universo a Taranto, un'altra gara internazionale che è stata fatta in onore del maestro Alfani, che è una delle grandi leggende del bodybuilding, è un uomo che ha gareggiato con Arnold, l'ho anche battuto in Canada anni addietro, quindi una vera e propria leggenda, e avendo un palcoscenico di prestigio lei ha portato a casa il Miss Universo ed è l'unica lucana ad aver fatto questo. Sono una fitness model, ho vinto lo scorso maggio e grazie, diciamo, al mio coach che mi ha seguito e mi ha portato a questo livello dopo 6 anni di allenamento. Vorrei seguire il mio coach e diventare anche un atleta professionista e partecipare all'Olimpia il prossimo ottobre. Premiazioni di sportivi, ma non solo. I premi alla potentinità terza edizione di Più Sport sono andati a chi sta dimostrando tutto il suo valore fuori dai nostri confini e brilla di una luce del tutto speciale. Premiati due potentini doc di grande caratura e talento, lo scrittore Gianluca Caporaso e Luca Caricato, tra i maggiori studiosi e conoscitori di Leonardo da Vinci. Mi fa molto piacere perché, inutile dirlo, nei propri luoghi è più difficile, c'è il famoso detto dei profeti in patria che non riescono a trovare residenza con facilità. Mi fa molto piacere perché in effetti mi viene riconosciuto il fatto di andare in giro, raccontare la mia città attraverso la mia letteratura, raccontarla a migliaia di bambini che mi auguro un giorno possano trovarsi qui e conoscere i luoghi in cui in un modo o nell'altro le mie parole sono nate e che hanno ispirato le mie parole. È un premio per me importantissimo perché, come dicevi, non è la prima volta che mi capita, però prenderlo a Potenza per me è più importante perché è la prima volta che mi premiano a Potenza, senza dubbio, quindi sono contento e lo ricevo con il cuore. Grazie. Momento clou della festa Più Sport, il galà di danza in piazza Mario Pagano, con la partecipazione di tante scuole di danza del capoluogo che si sono sfidate a colpi di passi. Quando ti sei fatta dura con te, così tosta, così roccia, ciò nonostante hai ancora quella sana sensibilità di lasciarti nel cuore un piccolo spazio. E durante la serata la consegna di omaggi ai 3 testimonial di quest'anno. Insomma, una ricchissima 3 giorni di attività e tanti momenti per declinare i valori dello sport nella maniera più ampia possibile e fare, anche e soprattutto, promozione della città attraverso un grande evento di sport, patrocinato e promosso dall'assessorato allo sport del Comune di Potenza. È una manifestazione che
Funziona bene e devo essere sincero, grazie a Giovanni, ad Antonello e al Comitato Più Sport Tutto funziona sempre meglio perché riesce a catalizzare nel centro storico della nostra città tutti gli sport, un'iniziativa bellissima che fa comprendere quanto lo sport sia importante, quanto sia un volano di sviluppo per la nostra città e per la nostra regione e quanto sia seguito da tutti i nostri concittadini, perché sono in centinaia di migliaia che affollano il centro storico per queste tre giornate bellissime. Un evento di sport davvero a 360 gradi, in partnership con il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, e Sport e Salute SPA, la struttura operativa del governo preposta alla promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Questa manifestazione oramai nel tempo si sta sempre più consolidando, quindi è uno degli aspetti che noi curiamo di più, quello della promozione dello sport, far conoscere soprattutto gli sport di nicchia, quelli che sono considerati di nicchia. E quale migliore occasione se non questa dell'organizzazione del Comitato Più Sport, che ci metterà a disposizione lungo la fascia centrale della città, quindi lungo tutta Via Pretoria, la possibilità di partecipare oltre che di guardare, di partecipare alle attività sportive. In sinergia quest'anno con il Comitato Oasi Basilicata, che da Roma ha fatto arrivare anche la sua rappresentante nazionale. Veramente è una cosa eccezionale, io non pensavo di trovare tutto questo movimento, tutto questo fermento, organizzazione, veramente una cosa che mi ha emozionato veramente. Tant'è vero che ci siamo proprio tuffati nel concreto praticamente, è una bellissima esperienza. Sono qui in rappresentanza dell'ASI, del presidente, del direttore generale, che porto i loro saluti praticamente, quindi veramente una manifestazione ok. La nostra collaborazione è già iniziata 2 anni fa, noi siamo entrati da semplici ospiti il primo anno, il secondo anno abbiamo dato una mano nell'organizzazione, quest'anno ci è entrati appieno nell'organizzazione dell'evento, quindi siamo co-organizzatori dell'evento, sono contentissimo soprattutto di avere a che fare con due persone fantastiche come Antonello e Giovanni e il presidente Tina. E niente, per quanto riguarda l'organizzazione, noi abbiamo voluto fortemente, tu ci hai seguito per quanto riguarda Raggi di Sport e Potenza Invita i Giovani Lucani, che è il nostro progetto che abbiamo realizzato tramite la Regione Basilicata, quindi un progetto vinto per l'anno europeo dei giovani. E abbiamo voluto inserire fortemente 5 manifestazioni all'interno della Festa Più Sport perché mi sembrava giusto e perché è la vetrina più importante per quanto riguarda lo sport in Basilicata. Una manifestazione che si avvalsa del patrocinio della Regione Basilicata e del sostegno di BCC Basilicata. Anche quest'anno elemento imprescindibile la lotteria. Oltre alle fortunate estrazioni vincenti, l'obiettivo è raccogliere fondi da destinare in attrezzature per palestre e spazi sportivi della città, raccolti sinora, in queste passate edizioni, oltre 50.000 euro, a cui adesso si aggiungono circa 4.000 euro di questa edizione. Tanta soddisfazione per gli organizzatori, per i componenti del Comitato Più Sport, che così sintetizzano il loro bilancio assolutamente positivo. Grandissima soddisfazione, anche quest'anno siamo contentissimi di quello che abbiamo portato in centro storico con circa 50 attività sportive, c'è stata una grandissima affluenza da parte della cittadinanza, abbiamo stimato nell'arco dei 2 giorni circa 19.000 presenze di pubblico partecipante che ha interagito con tutte queste attività sportive. Siamo orgogliosi, abbiamo anche quest'anno ottenuto questo perfetto successo della manifestazione dove abbiamo messo dentro nuovissime attività sportive, dal parkour al calcio freestyle, dai trampolieri allo spettacolo dei brasiliani, dal kickboxing al wrestling, insomma abbiamo spaziato, abbiamo concluso le 2 giornate con 2 bellissimi festival di danza, grazie anche a 3 grandissimi ospiti che anche quest'anno hanno arricchito la nostra manifestazione, Raimondo Todaro, a Maurice Perez e Luana Pilia, ai quali il comitato rivolge un affettuosissimo saluto e ringraziamento per questo grande successo. È stato un evento straordinario, abbiamo davvero raccolto le emozioni durante il percorso dalla gente, anche oggi che abbiamo concluso con il sollevamento pesi, una manifestazione di profilo regionale, ricordiamo poi anche gli scacchi, un trofeo internazionale, ringraziamo di nuovo anche l'ASI Basilicata per essere stato nostro partner.
ma l'emozione che abbiamo colto oggi che stiamo smontando tutto quello che c'è, il nostro villaggio, è quella che ci ha fatto molto piacere, la festa più bella di Potenza, nel senso che è quella che raccoglie le famiglie e quindi raccoglie il pubblico in maniera trasversale, in maniera allegra, quello che lo sport vuole essere, cioè quindi rappresentante di valori e dello stare insieme nella città, quello che poi è il messaggio che il Comitato Organizzatore Più Sport vuole trasmettere. Io penso che nel futuro cercheremo sempre più di migliorare e di portare quello che vuole trasmettere il Comitato Organizzatore Più Sport, con ospiti nuovi, sport nuovi. Assolutamente sì, abbiamo già in mente alcune idee che possano dare un valore aggiunto a questa nona edizione che ci accingiamo ad immaginare per l'anno prossimo. Abbiamo già in mente cosa poter inserire di nuovo e di innovativo nell'ambito sportivo praticato, ma soprattutto anche abbiamo già in mente altri grandissimi ospiti che ci faranno da madrini o padrini della manifestazione. Vi aspettiamo l'anno prossimo, la città ci deve essere vicino e noi porteremo entusiasmo e passione come abbiamo sempre fatto in queste 8 edizioni. Ci vedremo alla nona edizione.